quindi vi ha fatto ascoltare un brano di musica austriaca, militare, anche se no, di militare sembra per poco, che è la marcia militare di Franz Schubert. E, bene, grazie per essere qui, è un complesso che per la prima volta interviene al nostro festival, ne siamo contentissimi, tra l'altro conclude le serate del festival, siamo al nono giorno di concerti e questa cosa ci riempie di felicità perché è stata una grande festa della musica. Vi salutiamo ancora con un applauso. Del Nuovo Mondo di Antonín Dvořák. Dvořák va negli Stati Uniti alla fine del secolo XIX, per 1790, e scopre una società che era boemo, di quella che poi noi chiamiamo la Repubblica Ceca o la Repubblica Slovacca. Era in realtà un cittadino austriaco anche lui, però di cultura boema. E va negli Stati Uniti, va a New York in maniera particolare, oggi tra l'altro festa nazionale degli Stati Uniti, forse pochi erano, il giorno dell'indipendenza, e rimane colpito da questa società e scrive questa sinfonia del Nuovo Mondo, che è estremamente interessante perché se uno non sapesse la data di composizione la scambierebbe per musica da film. In realtà è la musica da film che poi si è ispirata a Antonín Dvořák. Quindi Dvořák interpreta, quindi voi sentirete i motivi che fanno pensare, no, a cavalcate, a panorami che siamo abituati a vedere nei film western, che ce li hanno resi noti, poi ascolteremo altre di musica da questo punto di vista. Adesso perciò ascoltiamo di Antonín Dvořák due movimenti che sono l'Allegro e l'Allegro. L'Allegro sentirete famosissimo anche dal punto di vista della composizione dei motivi. Dirige il maestro Fabio. Thank you.
nella Mitteleuropa, come dicevano i tedeschi, come dicono i tedeschi. Cioè, rimaniamo sempre in Austria. Perché? Perché in Austria si sviluppa nel secolo XIX un genere musicale, diciamo così, un po' innovativo, fino al 1700. Il centro musicale del mondo è l'Italia, tranne Bach, ma il resto è l'Italia. No, tre centri in maniera particolare, Roma, Napoli e Venezia, costituiscono i punti di riferimento essenziali della musica di tutto il mondo, e tutta la musica è concentrata lì. Poi nasce invece, ma sono due grandi filoni, i musicisti italiani si spostano in Francia e in Austria, e in Austria naturalmente Mozart, Beethoven, insomma, quindi, però gli austriaci inventano una musica che è il ballo, una musica di intrattenimento per far ballare le persone. E la prendono, oltre a valzer, altre musiche popolari ed altro, e cosa fanno? E inventano una cosa che noi oggi chiameremmo un musical. Cioè, prendono queste canzoni facili da cantare, da ascoltare.